Salve, in questo video illustro alcuni comandi di modifica che non sono stati presentati nelle lezioni precedenti. Tra questi, un comando importante per la sua potenza e anche per la sua frequente utilità è il comando serie. Il comando serie consente di effettuare copie multiple di oggetti da disporre secondo righe e colonne o anche secondo una distribuzione polare oppure lungo un percorso individuato anche da una spline. Dopo aver illustrato il comando serie, mostrerò come allineare oggetti lungo una direzione utilizzando il comando allinea, oppure anche come gestire l'ordine di visualizzazione degli oggetti sovrapposti e i comandi che consentono di unire oggetti o di eliminare quelli duplicati. Ora che ho anticipato gli argomenti che sono oggetto di questa lezione, direi di entrare nel merito cominciando con la trattazione del comando serie. Buona visione! Spesso abbiamo la necessità di ricopiare oggetti disponendoli a una serie di intervalli regolari. Beh, per fare questo possiamo avvalerci del comando serie. Il comando serie genera proprio una copia ripetuta degli oggetti disponendoli o per serie rettangolari, cioè per righe e colonne, o per polare, cioè ruotandoli intorno ad un centro, oppure anche disponendoli lungo una traiettoria. Beh, vediamo dapprima la serie rettangolare. Il caso è tipico, per esempio, quando abbiamo la necessità di distribuire dei tavoli, per esempio, all'interno di una sala di un ristorante. Ma vediamo come funziona. Chiamo il comando serie rettangolare, mi chiede di selezionare gli oggetti da copiare. Quindi mi seleziono il tavolo qui con le quattro sedie, faccio invio ed ecco che mi si presenta sulla barra multifunzione un nuovo gruppo, diciamo, di comandi che si chiama appunto creazione serie. Nel frattempo sul video, quindi nell'ambito del modello, mi compare direttamente un'anteprima della serie in base ai parametri prestabiliti. Su questa serie ho anche dei grip, in particolare vedete, c'ho il grip di un punto iniziale della sede, c'ho un punto finale e eventualmente io potrei anche trascinare, vedete? E quindi andare a definire come, diciamo, il numero di elementi in righe e colonne. Qui invece abbiamo su questa il grip verso l'alto, qui mi dice quante righe devo creare, quindi io potrei per esempio diminuire o potrei anche diciamo allungarle e quindi diventare 3, 4, eccetera. Allo stesso modo ho il grip che mi consente diciamo, di individuare il numero di colonne. Poi all'interno, diciamo subito rispetto al punto di partenza, ho un altro grip sia verso l'alto che in orizzontale che mi consente di definire la distanza tra un elemento e l'altro. Beh, questo è, diciamo, l'azione attraverso i grip, però in realtà nella barra multifunzione diciamo, tutti questi parametri possono essere definiti in maniera molto precisa. Beh, innanzitutto possiamo definire quante colonne. Immaginiamo, proviamo a inserire 6 colonne, ed ecco qui che c'è l'anteprima. La distanza dalle colonne la riduciamo, per esempio, a 2 metri. E poi vediamo che qui si adatta. Beh, possiamo fare forse qualcosa in più, facciamo 2,10. Beh, direi che va bene così. Poi andiamo sulle righe. Le righe, in particolare, per esempio, posso inserire 5 righe. La distanza tra le righe potrei fare allo stesso modo 2,10. Attenzione.
Allora, quando vado ad inserire le distanze, queste seguono la direzione del sistema di riferimento, quindi i valori positivi si sviluppa verso destra lungo le righe, quindi diciamo lungo le colonne, cioè lungo l'asse X, e verso l'alto lungo l'asse Y. Se io, come in questo caso, io voglio che la serie si sviluppi verso il basso, qui come distanza, in realtà posso inserire la distanza parziale, lui poi mi calcola totale, la dovrò inserire come negativa, per esempio, meno 2,10. Beh, nel momento in cui vado ad inserirlo, ecco che mi viene riadattato. Allo stesso modo potrei fare anche definendo una distanza totale, lui mi andrebbe a calcolare diciamo, la distanza tra ogni elemento. Andiamo oltre, qui abbiamo i livelli. Il comando serie funziona non solo nel piano, ma riesce a riprodurre anche diciamo, ulteriori livelli, quindi anche nella direzione Z. Beh, in questo caso stiamo lavorando su 2D, quindi non è il caso, però potrei definire un secondo livello e quindi la distanza lungo Z, diciamo, di questi livelli. E ovviamente la distanza positiva andrà verso l'alto, mentre invece quella negativa verso il basso. Veniamo un attimo adesso a quelle che sono questo parametro associativo che troviamo selezionato. Beh, se lo lasciamo così selezionato, in realtà gli elementi costituiranno, diciamo, un unico oggetto che è appunto una serie, per cui potremmo rientrare e andare a modificare poi successivamente i parametri della serie e quindi a rivedere l'intera serie. Se invece disattiviamo il parametro associativo, ogni oggetto che è stato ripetuto sarà un oggetto a sé stante. Punto base ci consente di ridefinire il punto base della serie rispetto a cui è stato diciamo, determinato tutta la posizione degli oggetti su righe e colonne. Fatto questo, io faccio chiudi serie ed ecco che la mia serie è stata creata. Vedete che se lo vado a selezionare mi ricompare il comando praticamente sulla barra multifunzione, mi ricompare la scheda serie con una serie di comandi che mi consentono in pratica di andare a modificare gli oggetti che, come vedete, sono riconosciuti come serie appunto rettangolare. Vediamo ora altre modalità di funzionamento del comando serie, in particolare andiamo a lavorare sul comando serie polare. Allora, serie polare ci consente di ricopiare un oggetto, diciamo, in maniera polare, quindi sviluppando le copie lungo un arco. Allora andiamo a selezionare l'oggetto. Eccolo qui. Facciamo invio, dopodiché mi chiede di individuare il punto base della rotazione. Prenderò il centro del cerchio ed ecco che mi si presenta l'anteprima. Allora, in questo caso io posso andare a definire il numero degli elementi, poi diciamo, trattandosi di uno sviluppo polare, posso andare a definire l'angolo totale rispetto a cui devono essere ridistribuiti questi elementi, oppure la distanza diciamo, parziale tra gli elementi. Allora, incomincio a fare, invece di 6, definisco 8 elementi, lascio 360, quindi vedete che mi viene ricalcolata la posizione. Righe. Allora, in righe in realtà io potrei avere ulteriori righe, cioè questa è una sola riga, potrei avere anche diciamo una riga successiva, una riga parallela in questo modo qua. Riposizioniamo ad 1 e andiamo avanti. Allo stesso modo abbiamo i livelli, quindi lo stesso modo diciamo, del comando serie rettangolare, potremmo avere queste copie che si sviluppino anche in altezza. Il parametro associativo è praticamente quello che ci consente, se selezionato, di ottenere un oggetto unico che è appunto la serie polare.
Con il punto base possiamo ridefinire il punto base utilizzato, diciamo, per la posizione dei grip sugli elementi. E in particolare, lo voglio far vedere, ecco, da qui per esempio io posso andare a riposizionare, diciamo, il centro di sviluppo, diciamo, su questo, sulla circonferenza, per esempio. Poi ho il parametro ruota elementi. Nel momento in cui si è selezionato, cioè quando si sviluppa la serie, l'oggetto che viene copiato viene ruotato in base appunto all'elemento, all'angolo di posizione. Se io, per far chiarire meglio, cioè se io deseleziono, ecco, vedete che l'oggetto viene comunque disposto lungo la serie polare, ma non viene ruotato. Se invece abbiamo la necessità, come in questo caso, di ruotarlo, allora va selezionato. La direzione quindi controlla se la serie deve essere generata in senso antiorario oppure in senso orario. Beh, lasciamo, quindi definiamo queste posizioni. E chiudiamo la serie. Anche in questo caso, nel momento in cui io vado a riselezionare la serie, vedete che mi compare diciamo nella barra multifunzione tutti i gruppi di comandi per appunto modificare questa serie. Passiamo ora alla terza opzione che ci fornisce il comando serie, e cioè lo sviluppo in serie lungo una traiettoria. In realtà l'operazione di inserire, per esempio, degli oggetti, in particolare dei blocchi, lungo una traiettoria, l'abbiamo già vista con il comando dividi e misura. Però in questo caso, cioè in quel caso, l'oggetto poteva essere posizionato solo lungo l'asse della traiettoria. Con la serie invece lungo una traiettoria, il comando è estremamente più flessibile perché consente anche ovviamente di realizzare ulteriori righe. Ma creiamoci innanzitutto, per dimostrare questa opzione, creiamoci un percorso sufficientemente diciamo vario. Eccolo qui, e mi vado ora a copiare diciamo questo oggetto di riferimento. Prendo questo tavolo, me lo vado a inserire qui sulla mia traiettoria. Beh, spostiamo un poco così che diciamo non si generino confusioni, diciamo, nella vista. Allora andiamo, chiamiamo il comando serie lungo la traiettoria. A questo punto ci chiede di selezionare l'oggetto, quindi selezioniamo in realtà più oggetti, cioè il tavolo e la serie che compone, diciamo, le sedie. Poi ci chiede di selezionare la curva della traiettoria. In genere può essere una polilinea, qui in questo caso ho fatto una S-Spline. La seleziono e abbiamo qui immediatamente l'anteprima. Beh, possiamo ovviamente cambiare il numero di elementi, per esempio, oppure la distanza tra gli elementi. Per esempio, potremmo fare una distanza 2,5 e ecco qua che si infittisce gli elementi. Facciamo qualcosina in più, 2,8. Ecco qua. Vedete che in realtà non posso poi modificare il numero degli elementi che vengono e la distanza totale che è bloccata, perché dipende dalla traiettoria, e il numero degli elementi che viene praticamente calcolato. Potrei avere una, diciamo, più righe, quindi che si sviluppi su più righe. Per esempio, aggiungendo una seconda riga, ecco che si vanno a ridistribuire, diciamo, in parallelo. Beh, riportiamo subito ad 1 e poi abbiamo i livelli. Beh, anche qui possiamo definire che la serie rimanga associativa, quindi che costituisca un solo oggetto. Potremmo andare a ridefinire il punto base
diciamo, per il posizionamento degli elementi sulla traiettoria, e potremmo andare a specificare l'orientamento del primo elemento rispetto alla curva della traiettoria. Ancora, misura, cioè mantiene la spaziatura corrente tra gli elementi quando viene modificato il percorso, oppure diciamo quando il numero di elementi viene modificato. Qui abbiamo l'opzione di allineamento che, così come abbiamo visto con il polare, cioè se selezionata l'elemento viene ruotato in base alla, diciamo, viene ruotato in base alla curvatura. Allora, qui la direzione Z controlla se mantenere la direzione Z degli oggetti, poiché ricordate, il percorso, questo qua potrebbe essere anche tridimensionale. Beh, in questo caso l'oggetto, per esempio, che è costituito nel piano XY, anche in direzione, diciamo, verticale, rimarrebbe costante, quindi non verrebbe ruotato in base alla direzione. Beh, chiudiamo ed ecco che con questo, diciamo, abbiamo visto quelle che sono le opzioni del comando serie. Anche qui, se lo seleziono, chiaramente mi ricompare la scheda serie e riconosce il tipo di serie e mi rifornisce i parametri per poter eventualmente modificare la serie. Terminata la nostra illustrazione del comando serie, andiamo a vedere altri comandi di modifica che non ancora sono stati analizzati. Allora, partiremo dal comando allinea. Il comando allinea ci consente di, appunto, allineare e adattare degli oggetti su determinate direzioni. Ma vediamo un attimo, creiamoci diciamo un qualcosa di riferimento per poter simulare, appunto, l'uso di questo comando. Beh, supponiamo di voler allineare, diciamo, questo il nostro tavolo lungo questa retta, quindi questo segmento, questa direzione. Andiamo a chiamare il comando allinea, questo qui, allinea. Selezioniamo l'oggetto da allineare, quindi facciamo invio. A questo punto ci chiederà innanzitutto il posizionamento di un punto di origine, quindi prendo per esempio lo spigolo in basso qui del rettangolo e lo porto all'inizio del segmento. Dopodiché ci chiederà il secondo punto. Il secondo punto viene utilizzato appunto per determinare, diciamo, la rotazione dell'oggetto dopo lo spostamento. Quindi clic, determino, diciamo, l'altro estremo del segmento, in questo modo è definita, diciamo, la direzione, quindi la rotazione. Potrei ancora inserire un terzo punto, però facciamo invio e a questo punto mi chiede se l'oggetto deve essere scalato o no. Se diciamo di sì, l'oggetto verrà scalato in maniera tale da occupare, diciamo, il primo e il secondo punto, assumerà la distanza proprio che c'è tra il punto iniziale e finale del segmento rispetto a cui stiamo allineando. Beh, lasciamo no come opzione ed ecco che abbiamo ottenuto, diciamo, l'allineamento del nostro rettangolo su questa semiretta. Torniamo indietro, vediamo un attimo l'effetto con la scalatura, quindi rifaccio il comando allinea, seleziono oggetto, prendo il primo punto per determinare lo spostamento che sarà all'inizio del segmento, poi il secondo punto per determinare la rotazione. Faccio invio e a questo punto invece dirò di scalare, quindi sì. Ecco che l'oggetto è stato scalato, allineato e scalato in maniera da occupare, diciamo, da corrispondere esattamente al segmento. Proseguiamo il nostro percorso con i comandi di modifica andando ad analizzare ulteriori comandi che non sono ancora stati
utilizzati. Beh, incominciamo a vedere il comando esplodi. Il comando esplodi ci consente di, per esempio, separare tutti gli oggetti di un blocco, quindi ricomponendoli, cioè riportandoli agli elementi originari che costituiscono un blocco. Oppure, per esempio, ci consente di esplodere una polilinea e farla ricondurla a tanti elementi linea, oppure una serie, e ricondurla agli elementi di una serie. In pratica agisce in maniera gerarchica, quindi se io ho due blocchi, diciamo un blocco che contiene al suo interno ulteriori due blocchi nidificati, nel momento in cui esplode il blocco principale io mi ritroverò i due blocchi separati. Beh, vediamo un attimo come funziona, giusto per renderlo evidente. Allora, ho modificato il layer, quindi ho selezionato questo blocco e lo vado ad esplodere. Quindi seleziono il comando esplodi e mi vado a selezionare l'oggetto da esplodere. Faccio invio ed ecco, ritrovate che sono stati riportati agli oggetti originari, cioè il blocco era stato costruito sul layer 0 e quindi è stato riportato sul layer 0. A questo punto io ho, diciamo, i singoli elementi e non più il blocco. Beh, qui ho due linee, diciamo, sovrapposte, perché vi ricordate che c'era l'allineamento, questa prima, e adesso per fare delle dimostrazioni su altri comandi me la riporto su una, diciamo, su un ulteriore layer in maniera tale da avere due colori diversi. Andiamo a vedere ora un altro comando che proprio in questo caso ci risolve il problema di quando abbiamo delle entità che si sovrappongono. Beh, in questo caso io posso utilizzare un comando che in pratica ripulisce un po' queste sovrapposizioni, si chiama elimina duplicati. Beh, faccio clic, mi vado a selezionare, diciamo, la parte, gli oggetti che in qualche modo potrebbero essere la zona oppure la zona, posso anche fare con una finestra in qualche modo. Quindi faccio clic, una volta che ho selezionato, clic invia sul tasto destro oppure invia, e a questo punto mi chiede diciamo, diciamo, di impostare un po' il comportamento del comando. Allora, se io ho oggetti che hanno proprietà diverse, anche se sovrapposti, chiaramente non verranno eliminati, quindi non sono duplicati, però io potrei, per esempio, ignorare alcune proprietà. In questo caso, se io ignoro, per esempio, il layer, vedrò facendo ok e troverò che in questo punto, vedete, è rimasto, diciamo, un unico oggetto, non più due, non c'è, vedete, non c'ho alcuna selezione al di sotto, e l'oggetto rimasto è quello che aveva diciamo, la visualizzazione in primo piano, cioè stava più al di sopra. Beh, vediamo adesso un altro elemento simile che ci consente di ripulire il disegno, e per esempio è quando abbiamo, diciamo, elementi che si susseguono anche se diversi. Quindi, diciamo, immaginiamo due tratti di segmento che sono allineati uno dietro l'altro. In questo caso possiamo decidere eventualmente di unire i due tratti in un unico disegno. E per fare ciò ci abbiamo proprio a disposizione il comando unisci. Facendo clic ci chiederà di selezionare gli oggetti, selezioniamo un primo oggetto, quindi il secondo oggetto da unire, e facciamo invio. Vedete che sono stati uniti in un unico oggetto e le proprietà assegnate all'oggetto risultante sono quelle diciamo, dell'oggetto selezionato per prima. A volte abbiamo la necessità di andarci a ricopiare, cioè andare a ricreare degli oggetti che in parte sono nidificati, per esempio all'interno di un blocco. Beh, per poter copiare quegli oggetti che ci interessano senza dover esplodere il blocco, possiamo ricorrere al comando copia oggetti nidificati. Facciamo clic sul comando e a questo punto ci chiede di andare a selezionare gli oggetti da ricopiare.
E attenzione che in realtà ci chiede di selezionare un oggetto alla volta, quindi non possiamo fare selezioni tramite finestre e quindi dovremmo andare a fare il click su tutti i singoli oggetti che vogliamo ricopiare. Ecco qua, per esempio, lo vado a riprendere, immaginiamo di riprendere tutti gli oggetti di questa serie, faccio clic, dopodiché mi chiede di specificare un punto base e quindi diciamo lo spostamento per determinarne la copia. Andiamo a vedere adesso come gestire a meglio l'ordine di visualizzazione. Beh, l'abbiamo in realtà già utilizzato l'ordine di visualizzazione, ma andremo a specificare un poco meglio. Beh, per esempio, cominciamo a disegnare qui un'entità coprente, per esempio, per andare a nascondere diciamo parte diciamo della nostra sedia. Beh, io ho fatto un'entità coprente, vedete che in parte mi va a coprire anche il tavolo, mentre invece io lo voglio tenere diciamo al di sopra. Allora, come gestire le visualizzazioni? Mi vado a selezionare l'oggetto sul quale voglio agire e faccio tasto destro, ordine di visualizzazione. Io ho quattro opzioni, porta davanti, in realtà questo oggetto verrà portato davanti a tutto, porta dietro, verrà portato dietro a tutto, oppure posso posizionarlo in una posizione intermedia mettendolo sopra o sotto un determinato oggetto. In questo caso io, per mostrarne diciamo l'applicazione, io faccio sopra oggetto. Beh, mi chiederà di selezionare l'oggetto di riferimento, segnalerò l'entità coprente e poi faccio invio. Ed ecco che vedete che l'entità coprente è passata al di sotto, diciamo, del tavolo e sta in posizione centrale tra la sedia e il tavolo. L'ordine di visualizzazione è bene ricordare che ha influenza anche durante la stampa. Direi ora di andare a completare questo tour sui comandi di modifica mostrandovi un ultimo comando. E in particolare il comando cambia spazio. Questo comando consente di spostare degli oggetti che sono stati generati direttamente nello spazio carta su un layout. Consente di spostarlo in uno spazio modello, ma andiamo a vedere direttamente come funziona. Beh, siamo qui su un layout, immaginiamo per esempio di inserire un testo per dimostrazione, faccio un click, dopodiché me lo vado a selezionare e quindi nella mia scheda inizio, quindi nel gruppo modifica, mi vado a richiamare il comando cambia spazio. Bene, torniamo sul modello ed ecco, vediamo che il nostro testo è stato, diciamo, inserito nel modello. Il comando cambia spazio ovviamente non consente di passare da un modello a uno spazio di layout. Seppure andassimo a richiamarlo, ci darebbe la segnalazione di errore, appunto, comando non consentito nella scheda modello. Bene, a questo punto direi che possiamo ritenere concluso questo percorso dimostrativo sui comandi di modifica che non ancora avevamo analizzato e incontrato durante il corso. Con questa lezione ho completato la descrizione dei comandi di modifica in campo bidimensionale forniti da AutoCAD. Nei video che seguiranno continuerò l'approfondimento delle funzionalità di AutoCAD a partire dai comandi di utilità che ci consentono di interrogare gli oggetti. Tra questi il comando misura, per esempio, che abbiamo già utilizzato nello svolgimento degli esercizi proposti in questo corso. Nella prossima lezione mostrerò anche l'utilizzo
del comando di selezione rapida che consente di individuare e selezionare oggetti nel modello in base a specifici valori posseduti dalle proprietà dell'oggetto. Come faccio sempre, concludendo una lezione, anche questa volta invito quanti di voi hanno trovato interessante questo video ad iscriversi al canale e ad utilizzare la campanella per poter ricevere le notifiche in occasione della pubblicazione dei nuovi video. Se avete domande o osservazioni da porre, potete utilizzare la funzionalità dei commenti prevista da YouTube. Intanto vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima lezione di questo corso. Arrivederci.